Allora, diciamo che il cocktail d'amore riflette un po' il mio stato d'animo degli ultimi 3 anni, no? È un pezzo che ha una sospensione finale, più che diciamo, più che la fine di una relazione, racconta proprio uno stato d'animo che mi sono portato dal 2021 per un anno, no? C'è un po' una crescita in me in questo pezzo e diciamo è anche un volere un po' più tornare alle origini, un po' a livello di sintesi, no? In questa canzone ho cercato un po' di tornare al nocciolo della questione a livello di significato, no? Come se stessi tornando un po' alla mia prima scrittura, no? Mentre Ghetto Limpo c'è stata, diciamo, un po' una ricerca anche di suoni, una complessità magari nella struttura delle canzoni. Adesso con Cocktail voglio un po', diciamo, sintetizzare. Tanto, quasi 2 anni e mezzo, tre, diciamo che è forse la canzone che ho lavorato più di tutti al momento, perché la strofa è nata proprio in un momento quasi spontaneo, no? In studio a Parigi con Charlie. Poi successivamente abbiamo lavorato il ritornello con appunto Francesco Fugazza e Marcello Grilli, che hanno ricambiato l'armonia del ritornello. Poi in studio con Dario gli abbiamo proprio dato una veste. Dario poi è una di quelle persone appunto che ci riusciamo a capire molto velocemente, no? Che riesce a riassumere in breve, anche se spiegato male, quello che c'ho in testa. Sono comunque molto felice di tutti questi compagni di viaggio che hanno fatto parte di Cocktail d'Amore. Ah, guarda, è un progetto in cui ho lavorato poco in Italia. È un progetto molto europeo perché ho lavorato in tante città d'Europa, ho fatto session a Los Angeles, a Parigi, a Berlino. Racchiude tanto viaggio questo progetto, però in una forma di scrittura che torna per assurdo quasi al primo disco mio, a Gioventù Bruciata, quindi mi piace perché credo rispecchi una forma più matura della mia scrittura. E nel video c'è Napoli, certo, sì. Napoli per me è stata durante il set una grande scoperta, una gran bella scoperta perché, diciamo, è successo in passato che ho preso il giorno del set, no? Quasi come lavoro, no? Come se dovessi proprio essere pronto per fare il video. Invece durante questo set c'è stato molto, molto calore da parte di tutte le persone che stavano lì attorno a noi. È stato molto umano il set di Napoli, è stato bellissimo. E il tour sarà una conseguenza delle nuove cose che usciranno, no? Che partiranno comunque da Cocktail d'Amore. E devo dire che ci stiamo lavorando con i miei soliti musicisti con cui andrò appunto a fare i concerti in tutta Europa e sono molto felice perché ho già tante idee, però ancora è un work in progress, diciamo, stiamo finalizzando delle cose, ma ce ne mancano tante altre.